La Galleria Nazionale delle Marche è un luogo straordinario per molti motivi. Si trova in una città bellissima, Urbino, è ospitata all'interno di uno dei più bei palazzi del Rinascimento italiano e ospita i capolavori di grandi maestri come Raffaello, Piero della Francesca, Tiziano. Tra le altre cose, ospita anche un tesoro nascosto, la più ricca raccolta al mondo, dei dipinti di uno dei maggiori artisti del secondo Cinquecento italiano, Federico Barocci. In una delle sale dell'appartamento roveresco di Palazzo Ducale ci accoglie l'immagine di Federico Barocci, un artista nato poco dopo l'età di Raffaello nel 1533 e che svolge la maggior parte della propria carriera nella seconda metà del Cinquecento, in quel periodo che conosciamo come età di Controriforma. Si tratta di un artista peculiare all'interno della storia dell'arte italiana. Non viene citato spesso nelle pagine dei manuali ed è per lo più ignoto al grande pubblico. Un critico inglese, Brian Sewell, l'ha definito l'artista più famoso tra quelli che non avete mai sentito nominare. Lavorò per la maggior parte della sua vita nella sua terra, le Marche, ed è qui che bisogna venire per incontrare la sua pittura. In particolare, la Galleria Nazionale delle Marche raccoglie un'incredibile sequenza di suoi capolavori che coprono tutte le fasi della sua carriera, dall'età giovanile fino agli ultimissimi anni della sua produzione. La Madonna cosiddetta di San Simone è uno dei primi dipinti che Barocci esegue al suo rientro in patria verso il 1567. È un dipinto complesso che accoglie lo spettatore con una molteplicità di piani, dalla figura dei donatori in basso a destra a quella dei santi Simone e Giuda Taddeo che direzionano lo sguardo dello spettatore sul gruppo sereno e semplice della Vergine con il bambino intenta alla lettura. Sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio autunnale dai toni marroni che evoca direttamente le colline del Monte Feltro. Di poco successiva alla Madonna di San Simone è la pala d'altare dell'Immacolata Concezione. Il dipinto proviene dalla chiesa di San Francesco a Urbino, dalla Cappella della Concezione, che non era un luogo solo di devozione religiosa, ma di formazione, discussione e dibattito. Questi valori, questa idea di accogliere il fedele, vengono riflessi all'interno della composizione di Barocci. Li vediamo ad esempio nel gesto dell'abbraccio della donna in basso a destra con la bambina, che si riflette poi nell'abbraccio della Vergine diretto verso i suoi fedeli. Qui ci troviamo invece di fronte a un dipinto leggermente anteriore, la Crocifissione Buonarelli, commissionata dai conti Buonarelli per la Chiesa della Croce a Urbino verso il 1566. Tanto quanto l'Immacolata Concezione era un dipinto accogliente che invitava al proprio interno lo spettatore, la Crocifissione Buonarelli ci impone un senso di distacco e di contemplazione. Barocci guarda qui da vicino al modello della pittura veneta e in particolare a Tiziano, evocato in modo molto chiaro nell'uso del colore e dei colpi di luce. Le figure sono disposte su quello che possiamo interpretare come un vero fondale teatrale e questo sfondo si apre su una delle prime rappresentazioni riconoscibili che Barocci ci regala della sua città, Urbino, della quale vediamo le strade tortuose e i tetti. La sala di Barocci all'interno della Galleria Nazionale delle Marche è dominata da questo dipinto colossale. Le stimmate di San Francesco, eseguito negli ultimi anni del Cinquecento da Federico Barocci per la Chiesa dei Cappuccini di Urbino. Al funerale di Barocci nel 1612, il suo amico Vittorio Venturelli tenne un discorso, all'interno del quale ricordava questo dipinto, mettendolo in relazione a un altro grande capolavoro della pittura italiana del Cinquecento, e cioè la liberazione di San Pietro dal carcere di Raffaello. Si tratta in entrambi i casi di scene notturne che avvengono in assenza di luce. E secondo Venturelli, l'abilità di Barocci nel rappresentare le stimmate di San Francesco in un contesto appunto notturno era almeno pari a quella del suo celebre conterraneo Raffaello.
Si tratta di un momento importante nella costruzione del mito di Barocci come massimo artista urbinate ed erede del suo famoso conterraneo Raffaello Sanzio. Arriviamo infine al capolavoro estremo di Barocci, la Pala dell'Assunzione della Vergine, che rimase incompiuta alla morte del pittore nel 1612. Il dipinto fu comprato successivamente dalla famiglia Albani, che lo portò nel suo palazzo a Roma. E nel 1750 venne visto e descritto da un grande artista inglese, Joshua Reynolds, che lo guardò con grande ammirazione. Non ci sorprende che un artista del Settecento inoltrato potesse nutrire ammirazione per questo dipinto, eseguito, ricordiamolo, quando l'artista aveva più di 75 anni. Si tratta di un'opera in cui Barocci dissolve le forme in una sintesi di luce e di colore. Le figure sono ben individuate, ma sembrano partecipare a un unico gomitolo di pittura e di suggestioni figurative. Mi piace ricordare, a proposito di questo dipinto, una frase di un grande interprete della pittura di Barocci, il professor Andrea Emiliani, che diceva che la carriera pittorica di Federico può essere essenzialmente descritta in questo concetto: una progressiva dissoluzione della forma organica e rinascimentale a tutto favore di una sintesi fatta di emozione, di luce e di colore.